Ed eccoci, amici sportivi, all'incontro clou della serata. Un ex campione d'Italia di fronte a un aspirante, ce l'auguriamo, campione d'Italia. È l'incontro più atteso di questa riunione del 7 maggio qui al palazzetto Grossetano Gremito. In ogni ordine di posto, dopo la vittoria di Enrico nel primo incontro della serata, l'incontro di novizi contro il nostro Rosati Luciano, c'è stata poi la vittoria di Zullo contro Di Francia, nel terzo incontro dei novizi vittoria di Ambrosio, anzi un incontro pari fra Ambrosio e Vallone, poi un bel incontro di dilettanti fra Di Stazio, Gennaro e Scognamiglio, vittoria di Di Stazio, e poi nei professionisti super piuma una vittoria di Di Stazio Gabriele di fronte a Agnello Iovino in un incontro veramente avvincente. Ed ora questo, vi presentiamo questo pugile diciamo avversario di Scapecchi, il 36enne Caredda Natale di Cagliari, scuderia De Molinari, chilogrammi 62, lo vedete, è piccolo, è stato campione italiano dei super piuma 3 anni fa, pareggiato contro Melluzzo che allora era in ascesa. L'arbitro è il signor Priami di Livorno, incontro previsto sulle 8 riprese, è un pugile veramente, diciamo, rende 10 centimetri o quasi a Scapecchi, però quasi mai ci sembra il nostro pugile si è trovato di fronte a un avversario di questa taglia. Diciamo che piccolo era anche Petito di Muro, ma era già strutturato in un altro modo. L'altro pugile difficile che ha incontrato il nostro Scapecchi ultimamente, ricordiamo che oltre al tunisino Muzzi ha incontrato Ventrone, aveva battuto piuttosto bene, aveva battuto per KO, ricordiamolo, di Muro, ma un pugile ancora pericoloso. Caredda è un gran mestierante, vedete, molto tranquillo, sembra perfino un po' sornione, è un pugile che proviene da piuma ma si vede benissimo, dovrebbe soprattutto far valere quello che è un allungo sinistro e portare poi gli 1-2 piuttosto, diciamo, in maniera veloce, cose che Alessandro Scapecchi ha. Vedete, il nostro pugile tiratissimo, ha lavorato molto in questi ultimi mesi, è un pugile contro il quale Caredda cercherà di dare il massimo, in quanto ci tiene a onorare una carriera che è stata brillante, che è stato, abbiamo detto, campione italiano ripetutamente, è un pugile sardo, quindi un pugile orgoglioso. Chi cerca di capire bene quali sono i varchi che si possono aprire in questa guardia, che comunque è una guardia molto molto chiusa, e termina la prima ripresa. Seconda ripresa dell'incontro professionisti pesi leggeri, Scapecchi contro l'ex campione italiano di super piuma Natalino Caredda. La prima ripresa, davvero poco da raccontare, pochissimi colpi degni di nota, vedete un pugile che combatte muovendosi molto sul tronco, molto racchiuso, ogni tanto fa partire colpi larghi questo sardo piccolo ma solido. Tanto Scapecchi cerca di trovare la misura, è ancora un po' troppo distante dall'avversario, che nonostante, diciamo, la lunga carriera, è sicuramente un pugile pericoloso,
Scapecchi, dopo aver battuto Ventrone, ora sfidante ufficiale, la corona dei Leggeri. Vedete, un pugile che controlla di sbiego l'avversario. Un pugile quasi qua e guarda negli occhi dritto l'avversario, ma è pronto a colpirlo. Partono soprattutto dei destri. Ora c'è un bel sinistro di Scapecchi. Sempre sinistro. Ecco, viene sollecitato anche a portare più spesso questo suo colpo, che è uno dei colpi più belli del repertorio del nostro peso leggero. Un incontro, quello per il titolo italiano, che si dovrebbe disputare intorno alla prima quindicina di luglio. C'è solo da definire alcuni dettagli con il procuratore di Kusma. Eccola, un bel destro in uscita da un corpo a corpo. Scapecchi viene però centrato ora da un diretto. Cercato poi anche di replicare con il destro il pugile sardo. Pugile corretto almeno finora. Vedete dai corpo a corpo la differenza fra due, differenza in altezza. Ma credo che questo sia la causa principale della impossibilità di Scapecchi di boxare, diciamo, in maniera del tutto naturale. Un avversario così piccolo non se l'era mai trovato di fronte. Intanto sul quadrato la gentile signorina con il cartello della terza ripresa, costruzione metallica Cavini. Una ragazza molto applaudita dal pubblico, non solo quello grossetano, ma anche nella riunione di Bologna, nell'incontro. Ed ecco fuori i secondi. Terza ripresa, l'arbitro Pria mi attende ancora un attimo che venga sistemato a dovere il pugile sardo Natalino Caredda, abbiamo detto 36 anni, pugile di Cagliari, scuderia dei Molinari. È un pugile difficile, però vedremo se riuscirà Scapecchi a evitare i colpi maligni di questo ex superpiuma. Portato un bel destro l'avversario dell'alfiere grossetano nel corso della seconda ripresa, un diretto destro d'incontro che ha un po' frenato l'azione di Scapecchi. Scapecchi ha bisogno di muoversi, di colpire in continuità, deve trovare il ritmo. Finora la tattica, diciamo, quasi rinunciataria, attendistica dell'avversario lo ha costretto ad attaccare, diciamo, in maniera forse fin troppo sconsiderata. Vediamo, cerca di arrivare nei pressi dell'avversario che si difende bene, porta colpi di sbarramento, aziona
le corte braccia, vedete, è un po', diciamo, fermo sulle gambe, comunque si capisce subito che è un pugile che ha combattuto moltissimo, cerca di evitare i colpi dritti di Scapecchi. Scapecchi ancora una volta fuori, mentre ora è pericoloso, ha colpito un paio di volte con corti ganci Caredda. Scapecchi è un incontro anche un po' frammentario, dobbiamo dire che c'è, ci sono delle pause. Questo anche, diciamo, per colpa dell'avversario di Scapecchi, che non vuole aumentare mai il ritmo. Prendi la città mentre scavalca. Quarta ripresa fra Scapecchi e Natalino Caredda, abbiamo detto ex campione italiano di Superpiuma. Tre riprese equilibrate. Scapecchi ha bisogno anche di qualche ripresa per trovare il ritmo giusto. Finora ha boxato un po' contratto. Non è lo Scapecchi che abbiamo visto altre volte sul ring, ma bisogna anche considerare l'avversario, un pugile che si muove pochissimo ma che è ancora lucido e preciso. Ha militato in una categoria inferiore rispetto a Scapecchi, poi si è appesantito e quindi è passato alla categoria dei leggeri, ma difficilmente può avere un avvenire in questa categoria. Ormai a una certa età può valere come banco di prova per giovani professionisti, quale è appunto il nostro Alessandro, ma ormai Caredda non può più chiedere molto a queste 12 corde, agli ring, pur avendo avuto già brillantissime affermazioni. Ancora un match che ha difficoltà a decollare. Partito ora con una sventola larga, l'arbitro fa cenno a Scapecchi di non combattere a testa bassa, caso un po' anomalo in questo incontro, in quanto Scapecchi è molto più alto dell'avversario. Gli sportivi invitano Scapecchi a portare più spesso il sinistro, lega un po' anche l'avversario Caredda, bisogno di pause. Scapecchi, per arrivare vicino all'avversario, ha corso anche dei rischi, molto probabilmente le riprese successive ci diranno qual è la forma di Scapecchi, che ormai dopo 10 minuti dovrebbe aver capito quali sono i modi per arrivare all'avversario. Caredda molto concentrato, ancora pericoloso soprattutto nei corpo a corpo. Lui deve correre qualche rischio, no? Superato la fase, diciamo, metà incontro superato, Scapecchi intenzionato a aver ragione di Caredda
inizia questa quinta ripresa, mi sembra più determinato, è stato rimproverato da alcuni sportivi di usare poco il sinistro. Ecco, ora aumenta l'azione il nostro portacolori, sicuramente Caredda avrà accusato anche un po' di stanchezza. Ora c'è il pubblico che invita Scapecchi ad andare dentro e Scapecchi appare più determinato, è un pugile che ci sembra in difficoltà, si è aggredito, forse ha scelto proprio questa ripresa per aumentare il ritmo. Sono ancora pericolosi alcuni uppercut ravvicinati, soprattutto nel corpo a corpo. Vediamo, Sandro sta lottando a centro ring contro un caparbio Caredda. Caredda che ha abbassato un po' la guardia, Scapecchi lo colpisce anche al fegato per cercare di fiaccare la resistenza. Pugile sardo dimostra di gradire il corpo a corpo. Ed ecco Scapecchi che ha avuto qualche buon successo, ogni volta ha portato. Ecco, cerca ora di colpire con un violento destro, si abbatte adesso sul viso di Scapecchi, ma ha retto molto bene. Destro pericoloso, un destraccio di Caredda ha colpito il nostro pugile. Ora si è rifatto Scapecchi con un bel destro. Ancora due buoni destri di Scapecchi, ma replica prontamente Caredda, che ora viene centrato da un diretto sinistro. Ecco, ancora un uppercut ravvicinato. Applausi per il nostro pugile che ha aumentato un po' l'azione. Ancora tre riprese per questo incontro fra pesi leggeri. Scapecchi più determinato nella quinta, deciso a fiaccare la resistenza e le vedete Scapecchi più determinato. Ora viene colpito con un 1-2 e accusa anche visibilmente Caredda. Intanto il nostro pugile ha trovato il modo di aprirsi qualche varco nella guardia un po' allentata del sardo. Ancora un po' avaro nei colpi di preparazione, un avversario che sembra sempre sul punto di capitolare, poi trova insospettate energie e piazza colpi ancora pericoloso. Abbiamo detto che ci sono più di... Bello il destro di Scapecchi al mento, provato a reagire con due colpi per alti, è andato fuori misura Caredda.
po' a corto di fiato, ci sembra, in questa ripresa. Scapecchi cerca di far partire. Ancora colpisce, due destri, ecco un bel destro, ancora però assorbe bene i colpi il sardo, accolto qualche parziale successo anche in questa sesta ripresa. Scapecchi, ora para molto bene un po' fuori misura l'avversario, pericoloso ancora l'avversario. Il fratello ve l'ha combattuto dopo, Lindo? Il fratello era il migliore dopo lì, ma è diventato. Penultima ripresa fra Scapecchi e Caredda, e parte subito bene con un destro e sinistro che giungono a bersaglio. Molina le corte braccio nel corpo a corpo l'avversario di Scapecchi, ha anche dimostrato doti di incassatore abbastanza buone, ma dovrebbe ora aumentare il ritmo per quanto riguarda 36 anni il sardo, giovanissimo ancora Scapecchi, e vediamo intervenire l'arbitro Priami, l'arbitro di Livorno, che insieme a Giuntini di Firenze e a Frasetti Cavurrano ha avuto il compito di dirigere questi incontri. Soprattutto molto bello l'incontro, il primo incontro dilettanti della serata, che vedeva opposto di Stazia a Scognamiglio. C'è stato anche poi il fratello professionista, bello questo colpo di Scapecchi, ancora un destro, è all'angolo Caredda che sembra aver accusato questo destro di Scapecchi. Pugile che ha disputato oltre 50 combattimenti, esperienza notevole. Avversario pericoloso, abbiamo detto, comunque un probante banco di prova per uno Scapecchi che ora cerca sempre più con insistenza l'avversario Kuzma. Certi pugili spesso non fanno far bella figura, e comunque sono doti, esperienza che si accumula. Il campione italiano dei leggeri Kuzma ha una struttura molto più vicina a quella di Scapecchi. Intanto una pausa anche per il nostro portacolori, che ora giunge a bersaglio con un bel destro. Ancora un destro che scuote visibilmente l'avversario. Il pubblico si scalda un po'. E ancora in finale di round colpisce. Ultimi tre minuti di questo incontro fra Scapecchi e Caredda.
vantaggio ai punti, il nostro leggero vantaggio per Scapecchi, che ha patito più del previsto questo piccolo sardo, ex campione italiano di Superpiuma, un pugile che già 3 anni fa aveva un po' smorzato sul nascere quelle che erano le ambizioni internazionali di Melluzzo. È un pugile contro il quale è difficile combattere perché è sempre presente, parte con delle sventole larghe, in questo caso l'ha vista in tempo Scapecchi, ed è abbastanza abile nei corpo a corpo in cui fa valere tanto, non affonda i colpi dopo aver preparato l'attacco Scapecchi, non ha trascinato all'entusiasmo il numeroso pubblico presente, comunque disputato sin qui 7 riprese in avanti, sempre in avanti. Vediamo ancora i due in un corpo a corpo. Ventola larga, ormai Caredda può essere pericoloso solo con qualche colpaccio, portato soprattutto con il destro. Ancora Scapecchi che non trova fuori misura con un destro che è arrivato vicinissimo comunque al mento dell'avversario. Si riposano un po' stanchi i due pugili. Ora c'è un buon destro in uscita da corpo a corpo di Scapecchi che si riavvinga con l'avversario. È un incontro che non è piaciuto granché al pubblico presente, deve capire comunque il pubblico grossetano che possono capitare anche questi pugili. Ed è già importante che Scapecchi non abbia riportato seri danni. La gente che aveva apprezzato alcuni incontri preliminari va via un po' dispiaciuta. Vicino a Scapecchi vediamo Amedeo Raffi, il general manager della pugilistica, alcuni fotografi, il maestro Giannini, vediamo uno Scapecchi un po' stanco, e intanto l'arbitro prima mi ha ritirato quelli che sono i giudizi di Giuntini di Firenze, Frassinetti di Cavorrano. Non dovrebbe esserci problemi, dovrebbe essere ancora una vittoria ai punti, comunque più difficile del previsto. Attenzione, vince Scapecchi. Scapecchi vince ai punti. Vuole passare. Un nuovo successo si aggiunge a quelli fin qui raggiunti, 16 incontri, 15 vittorie o un pareggio. Ecco un trofeo, viene consegnato a Scapecchi da Amedeo Raffi. Non è stato, diciamo, il più bel combattimento sostenuto da Scapecchi qui a Grosseto, ma
Caredda si è dimostrato ancora un pugile difficile, integro, un pugile che vuole terminare nella maniera più onorevole una brillante carriera. Bene, per quanto ci riguarda, qui dal palazzetto dello sport abbiamo concluso e ci vediamo appuntamento alla prossima manifestazione, al prossimo appuntamento quindi con la boxe.